Hello to everybody. Salve a tutte e tutti voi. Attendi, stiamo invitando altri follower a guardare il tuo video. Stiamo informando i tuoi follower che hai avviato un video in diretta. Vabbè, grazie. Ma quanto informano, informano, informano. Io non so, informano tanto, ma quando inizia questa live? Intanto, innanzitutto, vi voglio augurare a tutte e tutti voi una buona Pasqua. I wish to all of you a good Eastern Day. Os deseo unas felices Pascuas. Così sono un po' internazionale. Poi vabbè, insomma, vediamo un po' se io devo invitare qualcuno. Non c'è nessuno in linea, nessuno che conosco. Sto facendo scorrere la lista dei contatti. Ma ha detto che c'erano collegate 38 persone, e non riesco a trovare nessuno collegato in questo momento, e non so, manderò ai gruppi. Manderò ai gruppi, che ce ne sono tanti, non so come io faccio parte di tanti gruppi. Gli amici della chat, insomma, tanti, tanti di ogni idioma internazionali, gruppi internazionali che mi hanno invitato, e io metto gente così a caso. Ma vedo che non c'è nessuno che lo sappia. Suggeriti, amici. Ah, ecco, vediamo se c'è Michele Elena Monaco. Vabbè, metto altri due così. Per caso metto tutti questi altri. Invito. Mandato l'invito. Ecco, presente. Ciao Manzini Cristian, come va? Ciao Rauf. Salutiamo. Ciao! E non riesco a mandare a Manzini Cristian un saluto. Hello! How are you? Have a happy holidays. Costantino Ru, ciao! Non riesco a mandare, no, non parte il saluto per Manzini Cristian. Si vede che è uscito dal... In English, please. How are you? Have a good holidays. Refew. Ciao, Costantino. I have two person on live. Ho due persone nella live. I have done a video, a holiday video. Ah, Rafu, I am a YouTuber monetizer too. If you want, please go to my description. You can follow my link, my YouTube link. Salve
Thank you very much, Rafu. Allora, Emanuele Urbez ora partecipa. Ciao, Emanuele Urbez. Dottore, buonasera. Buonasera, dottore. C'ho già tre persone in live. Per me è tutto un successo questo che sto avendo in questa rete sociale. Ah, Rafu, no, I don't have for pain. El di Kashik. Hello, El di Kashik. Rafu, I don't have money to pay a sponsorship. If you want, I see your videos and you see my videos, but I can't buy. Have all of you a good Eastern day, a good holidays. Ho tre persone in live, non so più adesso chi sono, se parlano in italiano o no, perché entrano e escono. Comunque, grazie a tutti i miei amici ed amiche che mi seguono. C'erano 38 persone che stavano connesse, però succede che non so, questa piattaforma ti dice che ci sono 38 persone connesse, e poi vedi che insomma, quelli che realmente sono connessi sono di meno, sono un'enormità di meno, però va bene, insomma. Ah, io? Benissimo, Costantino. Vediamo se si può. Ah, sì, adesso dà di fare un duo. Ecco, Valerio Drago 87. Ciao Valerio Drago 87, buona Pasqua. Vediamo di fare un duo. Momento. Ciao Valerio Drago. Ciao. Buona Pasqua! Io Altrettanto. ho fatto un video che uscirà proprio il 17 e se vuoi guardalo. Ok, gli do un'occhiata. È una premiere. Forse io non ci starò. Ah, sì, ho presente cosa sono i premi, più o meno. Sì. La gente partecipa nella chat, dice quello che vuole. Molti non le fanno le premiere, programmano l'uscita del video. Perché magari c'è qualche buon tempone che dice delle sue nelle premiere, allora poi ti compromette la monetizzazione. Beh, Però vabbè, io metto tutto in premiere così la gente partecipa. sì. Tu come Non è stai? proprio. Tutto bene? Eh? Non ho Tu come capito. stai? Tutto bene? Abbastanza. Ah, beh. Ciao Valentina. Ciao Valentina, grazie di partecipare. Vediamo se possiamo invitare anche Valentina. Si possono invitare fino a 4 persone. Ah, bene. Bubo Gabbo. Hello, Ubo, Bubo Gabbo. Non so se è italiano Bubo Gabbo oppure che idioma Italiano. parla. Eh? È italiano. Ah, bene, perché a me c'ho iscritti da tutte le parti del mondo e poi magari scrivono nel loro idioma: Ciao Bubo Gabbo, buona Pasqua. Visto che E a italiano. volte mi scrivono nel loro idioma e vogliono giustamente delle risposte, ma io non so che fare perché è difficile copiare il testo e appiccicarlo nel traduttore da Instagram. E poi può anche succedere che io quando traduco in russo
Molte volte il senso letterario della frase non ha senso, o in cinese, in italiano. Allora mi scrivono, io traduco con il traduttore in linea e non capisco niente di quello che c'è scritto, perché l'idiosincrasia è la cosa più importante, non il senso letterale. Il senso letterale rischia di non avere senso tradotto direttamente dall'italiano. È come tradurre un proverbio romanesco in giapponese, non ci capiscono niente, devi trovare delle parafrasi, delle forme di eludere la forma letteraria. Beh, Tu non lo sai giapponese? io ho voluto studiare l'idioma giapponese e sai che in Italia è uscita la forma breve di Musashi, la novella giapponese, no, del samurai, e Samurai, la sì. forma ridotta che loro là l'hanno scritto, lo scrittore l'ha scritto in 20 anni in un giornale, no? E la forma completa, che sarebbe voluminosa, ha fatto vedere il maestro di giapponese che sono quattro volumi piccolini, perché per pagina c'erano appena quattro righe di giapponese, ma ogni linea di giapponese piccolina si traduce in Italia con 40 pagine, perché ogni serie di ideogrammi è una frase completa. E quindi quello che loro pubblicano in un libricino così piccolo, noi non avendo forme dirette di tradurre, lo dobbiamo tradurre con interi paragrafi o capitoli, perché loro dire il piccolo cane che guarda il lago nell'imbrunire, mettono tre ideogrammi e noi dobbiamo mettere un sacco di parole. Un ideogramma a volte può anche significare una parola intera, quindi Sì, ho una magari frase in più. ideogrammi, il piccolo cane si dice con uno e poi le altre due dicono il resto della parola, no, della frase. Come anche il finlandese che è agglutinante, quindi come l'esperanto, che tu basta che metti dei morfemi e hai fatto il grande osservatorio astronomico della vecchia università in una sola parola. Ma l'esperanto mi pare che sia spagnolo. È stato inventato da un oftalmologo polacco. Ah, non lo sapevo. Sì, che lui in pratica viveva in Polonia e siccome la gente non si intendeva, parlava russo, polacco, estonio, letonio, allora ha voluto inventare con la base del latino e anche mi sembra lui era ebreo, quindi dell'ebraico, i prefissi, i suffissi, ha fatto una cosa che è soltanto internazionale nella forma, però in essenza è russo, latino e qualche idioma europeo. Fosse spagnolo per via del nome Esperanto. Ah sì, no, Esperanto è colui o qualcosa che ha speranza. Avendo speranza, sarebbe l'infinito. Spagnolo, però dato che in spagnolo aspettare si dice esperar, allora Sì, io conosco può le due darsi che abbia cose. preso dallo spagnolo, però l'Esperanto basicamente lo puoi fare agglutinante perché si basa su morfemi il cui significato non si può ridurre ancora di più, no? Per esempio, tranquillo. E cortello, perché la O è del nome, però trancila è tagliare e tranche in sé l'idea di taglio, una cosa del genere. E quindi magari in una sola parola puoi dire tre diverse, il piccolo cane vecchio, cose del genere, perché la larga significa una cosa, la A il nominativo, l'aggettivo, l'accusativo, quindi ci vai mettendo lettere a una parola e ci vai facendo tutti i casi possibili. Per curiosità, qual buon vento ti porta a, cioè, qual motivo ti ha portato a invitarmi a questa tua diretta? Non che mi dispiace, intendiamoci, però curiosità mia. No, così per provare, non avevo nulla a che fare, faccio questa diretta. Non voglio disturbarti, naturalmente. No, non lo dicevo per quello, non mi ha disturbato, mi incuriosiva solo sapere il motivo, No, tutto qua. così come ho fatto qualche settimana fa un'altra diretta, perché ho già fatto un video in YouTube e non voglio caricarlo di video. Poi così, no, ma è per perdere tempo, non ha un obiettivo questa diretta. Filosofica, nulla, una diretta così.
tanto Sì. per... E non mi invitano mai alle dirette, quindi Anche a me. curiosiva, tutto qua. A me una volta che io ho un account in Like, no? Non so come si chiama, mi invitavano, però è una piattaforma che non uso molto. Come si chiama? Like, LIKEE, non so come si pronuncia esattamente, ma è tipo questa. Sì, Like, forse. soltanto che si assomiglia a TikTok, ma soltanto che è utilizzata da adolescenti, da ragazzetti, da maggiori. Usato da adolescenti e ragazzini, anche TikTok. Sì, e anche un'altra che si chiama Musica. Zambash, una cosa del genere. Ah. Ricca in effetti speciali, che fa video di 15 secondi. Allora no, cioè, non partecipo. Qua invece ho molti contatti anche di YouTube, per esempio della Family nostra. Ah. Cioè, hai contatti con una famiglia di Ronda? Scusa. No, la famiglia di, come si chiama, di Costantino Rue e di Flaco. Ah, Flaco Monte, la famiglia Sì, di... la loro Giuseppe famiglia. Flaco Montefiore. Ah, Che ok, poi sì. io dico, chiamare la famiglia, il gruppo di Telegram, non so, mi sembra un po' alla Charles Manson, no? Che anche lui aveva la famiglia. Sì, Flaco lo conosco un po', Costantino Oru invece no. Una volta faceva le live pure lui, interviene nelle live di Flaco, però ti dirò che nonostante le buone intenzioni e nonostante io per tutto il 2020 li abbia seguiti perché loro seguissero i miei video, anche se loro mi contraccambiavano, cosa che non sempre succedeva, io tutti i giorni vedevo i loro video, non ha incrementato le visualizzazioni più di tanto. Beh, dipende anche dalla frequenza con cui li segui e da quante persone tu segui. Magari uno Io solo credo che segui 200. non basta, per dire. Sì, ma no, io li seguivo quasi tutti i giorni, però poi YouTube, anche con gli algoritmi che ha modificato, ha visto che la sorgente era sempre Telegram, pensava magari che era uno scambio di favori, e molti hanno iniziato a denunciare che YouTube li cancellava i like, i commentari e le iscrizioni. Quindi può risultare anche un boomerang questo che ti ritorna indietro, perché Sì. se sono sempre le stesse persone che ti seguono metodologicamente, a YouTube piace che uno espanda i propri contatti, cioè che tu vai vedendo anche altri e che anche altri vedano a te. Se sono sempre le stesse persone, è come che se ti chiudi dentro un bots, no? E allora non interagisci più con altri, sempre con gli stessi, e rimani dentro una bolla, una sfera di vetro, non c'è crescimento. Però il fatto è che cioè, YouTube è come un oceano, non puoi seguire proprio tutti quelli che stanno su questo oceano di YouTube e No, no, che però per esempio un canale, cioè. io iniziando, io continuo a seguire un mare di lana, mi trovo sempre disiscritto. O a volte seguo un canale, sono disiscritto dalla pagina principale, entro nel video e risulto iscritto. Anche questa forma aleatoria di comportarsi di YouTube è un po' strana. Beh, non parliamo male di YouTube perché se no sembra che sputiamo nel piatto in cui mangiamo. Sì, beh, certo. Sono già arrivato per la terza volta agli 85 dollari e mi hanno pagato nel passato 150, poi nel 2021 95 dollari e adesso, perché adesso tolgono le tasse e adesso sono arrivato di nuovo a 85. Certo, un anno dopo. Buon per te, Grazie. almeno tu qualche cosa guadagni. Io con YouTube ancora non ho visto l'ombra di un soldo, neanche di un centesimo. E ti ho detto tutto. Ti consiglio, se puoi, di sottotitolare i tuoi video in quanti più idiomi possibili, soprattutto inglese e spagnolo.
Ma poi la gente si aspetterebbe che io parlassi in quelle lingue. E io. Beh, ma traduci le risposte. La traduzione di YouTube, non so come si fa. Ah, beh, semplice. Tu vai, innanzitutto nel tuo video devi vedere facendo clic sulla rotellina se risulta sottotitoli 1. Allora vai a vedere perché devi impostare il tuo video, per esempio, idioma italiano, descrizione italiano, no? Allora, una volta che hai pubblicato il tuo video, vai a vedere nella rotellina se risulta, perché a volte YouTube non mette i sottotitoli in automatico. Se li mette in automatico, li mette in italiano. Allora, se risulta sottotitoli in automatico italiano, allora devi andare nell'impostazione del video, traduzioni, risulterà italiano. A quel punto devi mettere clic in modificare la traduzione. Ti apparirà un riquadro con quello che ha, diciamo, messo in sottotitoli in automatico. Correggi, magari perché molte volte trascrive male, la trascrizione può essere cattiva. Correggi il testo, metti in accettare e risulta un sottotitoli corretto. Non cancellare quella in automatico perché ti può risultare utile, ma Ma risulta io la tua modificazione. Allora, a risposto. quel punto aggiungi idioma, scegli gli idiomi che vuoi aggiungere. E qual è la mia strategia? Io cerco, di mettere il titolo in Google Translator, no? Allora, metti in italiano il titolo del tuo video in italiano, scegli per esempio inglese. Allora, tu vai traducendo d'inglese, ci sono sei versioni: inglese generico, inglese di Londra, inglese Stati Uniti, di Canada, di Australia e non so di che parte del mondo. E quindi ogni volta titolo e descrizione, metti il titolo come titolo e descrizione in inglese che hai tradotto. Metti in accettare. E poi metti modificare i sottotitoli e scegli in automatico e lui ti mette la traduzione in automatico. Non è molto difficile. Ma io non le tocco mai le impostazioni, preferisco evitare. Però, ecco, lo puoi fare per i video che per te sono più importanti. Cos'è? Lo puoi fare per i video che per te sono più importanti, che hanno ottenuto molte visualizzazioni. Lo terrò presente. Perché, per esempio, è logico che se in un video hai fatto 200 visualizzazioni e in uno o due, magari quando vanno a trovare il titolo, perché magari le parole chiavi di un tuo titolo, come ho verificato io, non sono importanti in italiano, ma in un qualche altro idioma sì, per come viene tradotto. Allora, se vanno a vedere il video, c'ha due visualizzazioni, magari non lo vedono, ma se tu traduci in molti idiomi un video che ha già 200-300 visualizzazioni, allora lo vanno a vedere. Sì, può essere. Ma poi bisogna anche tenere conto che alla fine YouTube è gestito da un algoritmo, per cui certe cose funzionano in un certo modo anche per quel motivo lì. Sì, poi magari vai a avere molti iscritti che parlano in inglese o in tedesco. Il problema è che poi io non capirei loro e loro non capirebbero me. Perché io parlo in No, tu italiano, con il no? traduttore puoi. Io capisco un H di tedesco e non ci capiamo. Sì, ma molte volte con il traduttore rispondi bene e poi molte volte quello che ti richiedono ti mettono: ho lasciato un like, tu vai a vedere un loro video, gli dici bel video anche in inglese. Io ho molte persone thailandesi, eccetera, gli metto un saluto, grazie di seguirmi. Bel video, e va bene così in inglese, non è che devi tradurre per forza in thailandese la tua risposta. Anche perché non lo conosco. Sì, molti che stanno su YouTube parlano in inglese, anche se sono di idiomi diversi. Comunque, ecco, non aspettarti grandi cose dai sottotitoli. Diciamo che adesso mi stanno calando le ore di visualizzazione sotto le 4.000, però lo stesso ci sono dei momenti che ho 30 visualizzazioni in un'ora.
Prima di mettere i sottotitoli, che li sto mettendo da un anno circa, uno o quattro video al giorno, c'erano dei momenti del giorno che avevo zero visualizzazioni. Adesso c'è un promedio dalle 5 alle 20 visualizzazioni ogni ora. Però, sì, non è che, diciamo, salvi che se ti va male, non ti va tanto male, ma non è che fa miracoli. E soprattutto adesso, periodo festivo, ho quasi zero visualizzazioni perché in quasi tutto il mondo, anche non cristiano, celebrano la Pasqua. Allora nessuno sta guardando video. Però, per male che vadi, ecco, magari non ti scende sotto le 3.000 visualizzazioni le ore. Però non è che vai, ti vai a sparare alle 10.000 visualizzazioni all'anno di ore. Serve perché la caduta non sia tanto in picchiata, per avere sempre delle visualizzazioni e che YouTube si renda conto che il tuo canale si mantiene attivo con Perché traffico. capiti dovresti essere molto più assiduo. Io cerco di esserlo nel fare video o live, però non so se mi riesce. Però ecco, se tu hai molto traffico anche da tutte le parti del mondo, per esempio ti va di fare una live alle 5 del mattino all'una perché stai insonne, magari ecco, per qualcuno della Thailandia o del Giappone è mezzogiorno o dell'Alaska e sono le 4 del pomeriggio. Quindi se alla fine hai molte persone che ti guardano da tutto il mondo durante l'anno, magari fai una live con 5-10 persone all'una del mattino. Se no, se ti seguono solo dall'Italia, è molto probabile che quando hai voglia di fare una live sia troppo tardi o troppo presto. Sì, beh, io a volte la faccio anche nel pomeriggio, presto. Beh, sì, sono tutte. Poi dipende, ogni canale c'è una conformazione, gli si vanno aggregando del pubblico, degli iscritti. C'ho molti iscritti che in pratica non fanno nulla dal 2012, neanche mi seguono. Altri che non sono iscritti miei, però mi seguono. Quindi tutto dipende. Dipende anche dalle tue capacità nel fare contenuti e anche nell'attirare l'attenzione del pubblico. Esatto, perché ci sono stati. Poi hanno approfittato male del successo, come è stato Giuseppe Simone, che in pratica sì, è uno che se tu cerchi faceva a tutti i costi il burino, no? Perché parlava, diceva parolacce, l'hanno pure insultato, portato in tribunale perché ha fatto vituperato una persona, faceva il trash a tutti i costi, però ci aveva decine di migliaia di visualizzazioni. Poi si è comportato così male che ha dovuto riaprire un altro canale, adesso c'ha 200 visualizzazioni al mese perché ha esagerato. Però Per che ha aveva migliaia di visualizzazioni ogni ora e succede che l'importante è raggiungere il pubblico, il target corretto. Quindi a volte ci sono persone che tu vedi che fanno cose assurde, ridicole, brutte. Ma eppure hanno migliaia di visualizzazioni subito, perché sono riusciti a avere la loro fetta di pubblico e quindi se ci sono persone che amano il grottesco, loro, essendo spontanei, senza creare nulla, arrivano alle persone che magari tornano a casa dopo una giornata di lavoro, si stappano un aperone, si siedono nel divano e prima c'erano i film di Pierino, adesso ci sono tonnellate di video su YouTube. Facendo le Sì, stesse cose, anche lì ma con persone dipende, che non sono attori, che sono così per davvero. ma anche lì dipende dallo youtuber in questione, cioè, e anche dal suo comportamento, cioè il tipo di pubblico che tu attirerai dipende molto anche dal tipo di youtuber che tu sarai. Prendimi Sì, ad sì. esempio. La gente sempre con educazione, quindi ho attirato per lo più gente che con me è stata educata. Poi magari Esatto. succede sempre, però è più facile che tu attiri gente educata se ti comporti tu stesso in modo educato. Diciamo che a volte la caffonata tira molto di più
Però poi su YouTube anche rende di meno, perché anche pubblicitariamente parlando, Sì. magari il video è atto a tutto il pubblico, ma non è sponsorizzato perché non interessa agli sponsor di YouTube. Poi ti possono togliere la sponsorizzazione del canale anche se hai 18.000 ore, perché se gli sponsor non vogliono i tuoi video, poi alla fine li eliminano. Invece Ma che comportarsi bene. pubblico attira uno che si comporta in modo maleducato? Nessuno. Risposta, l'ardua sentenza. Eh sì, Chiaro, però, eh sì, cioè, però è per quello che uno vede come a volte ci sono degli YouTuber che senza creare nulla, addirittura comportandosi male, oppure degli adolescenti che non si comportano male, però è perché il fatto conoscono molti nell'istituto scolastico, nel ginnasio dove vanno. Giocano in linea, allora magari hanno 18.000 iscritti per quello, perché si iscrivono gli amici degli amici, degli ciao. amici, parenti, familiari. Ciao, Dieriba. Hello, Dieriba. Quindi è per quello che molti hanno successo senza creare contenuto. Magari vanno a scuola, vanno al lavoro, conoscono tantissime persone, però anche lì. Il contenuto è determinante per il tipo di sponsor, perché alla fine, se uno non crea un contenuto, lo sponsor non vuole la pubblicità in quel video. Indirettamente anche lo youtuber che fa trash crea contenuto. Ah, sì. Che poi, parlando della qualità del contenuto, questo è un altro discorso, però sempre un contenuto è. Cioè, Sì. io non sto facendo giudizi, sia chiaro. No, Chiunque perché? vede la diretta non dica giustizia sta facendo giudizi. No, no. Sto esprimendo la mia opinione, semplicemente. Ciao, vado al massimo. Ciao, vado al Massimo. Benvenuto. Per carità, avere giudizio non è poi neanche tanto cattivo, al giorno d'oggi può sembrare, ma farsi un'idea delle cose. Ma il mio non è. Sì, però voglio dire, avere un'idea delle cose sta anche bene, però ecco, poi a ciascuno i suoi limiti, perché io non lo riuscirei neanche a fare il trash, non ne sono capace, sono così educato che, cioè, sì. Io dico sempre buongiorno quando inizio a fare i video, buonasera, non riuscirei spontaneo, credibile, non mi piacerebbe, indifferentemente dal fatto che magari potrei attirare il pubblico a milioni e fare milioni, purtroppo non ne sono capace. Così come dai 12 anni avrei voluto essere scrittore, ma non sono capace di fare un libro pensando a fare denaro. E ci sono invece persone che si siedono a tavolino e scrivono soltanto per guadagnare milioni e ci riescono. Io dico buon per loro, li stimo perché come imprenditori sono bravi, ma non sono Certo. degli scrittori. Non sono degli scrittori, creano soltanto contenuto per fare soldi. Personalmente io sono tra quelli che appunto pensano a fare le cose anche per fare un po' di denaro. Sì, io stimo chi riesce a fare le cose per il denaro, però voglio fare un video. Non ho detto che riesco a farle per denaro, però riesco a pensare di farle anche per denaro. È Sì, diverso. esatto, corretto. Però c'è invece chi le fa solo per denaro. Allora io li stimo, ma non ci riuscirei. Perché se no a questo punto potrei arrivare a utilizzare le piattaforme mediatiche, ma anche le case editoriali come dei bancomat. Mi servono 100.000 euro, vado, scrivo un libro. Purtroppo non ci riescono. Ma per fare una cosa del genere, tu prima dovresti diventare abbastanza famoso da attirare l'interesse delle suddette case editrici. Ergo, Esatto. sei famoso neanche un po', non interessi a nessuno. Oppure avere del talento eccezionale e riuscire a capire quello che veramente le case editrici vogliono pubblicare e scriverlo nella maniera in cui lo vogliono pubblicare. Allora direttamente sceglierebbero la tua opera. Purtroppo a volte il talento da solo non basta.
vero. Questo contatto sulla mia pelle, perché anche io ho partecipato, cioè, anche io ho provato qualche volta a fare delle cose, però se non hai il nome che interessa all'azienda o comunque a quel mondo lì, puoi avere tutto il talento del mondo, puoi essere anche il nuovo giovane Holden, ma non frega niente a nessuno. Perché? Perché Chi tu era non Holden? sei il tuo amico di... Ciao Giorgio. E Ciao quindi... Giorgio Scanu. Scusa la mia ignoranza, chi era Holden? Non lo so. Non... Il giovane Holden è uno scrittore Ah, vecchio. bene. Ah, ma tu sai che da noi conta anche la spintarella, cioè se c'hai uno zio in politica. Di sicuro ti pubblicano pure se pubblichi qualsiasi cosa. Cioè, da noi purtroppo è quello che le raccomandazioni si va avanti per raccomandazioni. Quello che a cui alludevo io, che dicevo, se tu non sei amico o figlio di, allora non interessa. Puoi essere anche il giovane Holden del nuovo millennio, Sì, oppure sì. un altro che tu potresti conoscere, Dante Alighieri. l'autore del Signore degli Anelli. È O Dante presente? Alighieri. Dante Alighieri oggi non pubblicherebbe nulla. Dante Alighieri, famoso com'è, non avrebbe bisogno neanche di scrivere niente, basterebbe Ah, sì. un pezzo di carta con il suo nome e subito verrebbe pubblicato, perché lui è già Sì, famoso. però se si reincarnasse e partisse da zero, per quanto pubblicasse. Se si reincarnasse, comunque la gente già sapeva di lui quando era morto, per cui... Ah sì, però purtroppo è quello. Hai visto un film nel quale uno lo complimentavano i professori che si stava laureando, no? Con il 110 e gli hanno dato il bacio accademico. E poi il professore, il rettore lì della cattedra, gli ha detto: adesso giovane le do un consiglio, se ne vadi all'estero. Perché qua rimaniamo le cariatidi come me a lavorare. Se ne vadi all'estero è uno di quei rifugi che mi fa sanguinare le orecchie, tra Sì. virgolette. Però Se ne gli hanno vado. detto a quello al laureando: se ne vadi all'estero perché qua non trova lavoro. Cioè, gli stessi professori dell'esame universitario gli hanno consigliato così. Quindi noi abbiamo gente che continua a lavorare oltre 70 anni nell'università. E i giovani ricercatori che devono andare fuori perché non c'è posto. Invece le persone che devono pensionarsi e lasciare il posto ai giovani. Non è che quelle persone che vanno all'estero ci vanno perché in Italia non c'è posto, vanno all'estero semplicemente perché all'estero verrebbero pagati più di quanto sono qua in Italia. Che Anche. comunque Giorgio Scanu, no, non stiamo parlando di raccomandazione, stiamo dicendo che oggigiorno in certe industrie, come in quelle della scrittura, ad esempio, puoi avere tutto il talento del mondo, ma se non sei famoso o non sei figlio o amico di, il tuo talento non interessa niente a nessuno perché non hai il nome famoso. È diverso la questione. E poi sì, all'estero sono più valorizzati che in Italia, come Anche se dice. sai perché sono più valorizzati? Sai Adesso sì, secondo me sì, perché perché? Sai perché? pagati. Perché se tu vai all'estero, che già sei un professorone, no? Di primo livello, diciamo, lo Stato italiano e anche tu, la tua famiglia, si è speso in tutto. Da quando eri piccolo ai 25-30 anni, milioni di euro per formarti. Invece, se quando arrivi a Londra, tu magari ti assume lo Stato britannico e tu allo Stato britannico gli costi solo uno stipendio al mese, ma tu sei già bello e fatto, non gli costi nulla formarti, per quello ti danno un soldo alto, perché in pratica risparmiano.
Certo. Se gli ospedali inglesi devono prendere un professore di medicina, non l'ha formato il governo britannico, l'ha formato il governo italiano. Quindi loro si ritrovano con un professionista Già che non bello hanno che spinto fosse. nulla nel formarlo. Certo, e per quello, e infatti a loro conviene molto di più prendersi a un, come dipendente a uno straniero o comunque a una persona già formata, che così che una persona da formare. Così quello che spendono per la formazione lo risparmiano. Cioè, quello Lady che spendono. Gaga, a me non piace come cantante. Ah, va bene, sì, perché Gasman cantava Giorgio Scanu. Ma forse in qualche film cantava, non lo so. Ma poi quale Gasman? Gasman il padre o il figlio? Ma il Gasman figlio è quello dei Cinepanettoni che ha fatto, no? I cinepanettoni li ha fatti soprattutto Boldi e De Sica. Sì. Gasman ha recitato qualche volta in qualche film, che io sappia. Sì. E poi sono andato al cinema da piccolo a vedere un cinepanettone, proprio delle battute, ma così terra terra, che per esempio uno gli ha detto a un altro: sei di Ostia Lido e sai nuotare? No. Ma perché tu sei di Ciampino? Sì, e sai volare? No. C'erano poche risa nella sala, poverini. Però vabbè, si fa quello che si può per campare. Loro avevano il nome e appunto facevano ogni anno un cinepanettone, gli andava bene. Il mio Giorgio Scanu era un esempio, quello sugli stranieri, era per dire al figlio del figlio, cioè sarebbe il figlio di Alessandro Gasman, parlava del figlio di Alessandro Gasman. Non lo conosco. Il figlio del figlio, vabbè, alla terza generazione, perché in Italia abbiamo anche questo, che magari studiano, lavorano e si formano, però è una specie di nepotismo. Vabbè che possono essere competenti in alcuni casi, però è come dire, prendono il mestiere del babbo perché già stanno in azienda, come Alberto Angela, il figlio di Piero Angela, Alberto Angela. Infatti, quindi il figlio del figlio di Alberto Angela, Sì, magari già sarebbe. c'hanno la carriera garantita. Eh beh, ma obiettivamente, scusa, tu come genitore, se avessi un figlio, non vorresti che lui prendesse le tue orme? Anche perché Piero Angela aveva detto che no, che voleva che faccia altro, ma il figlio ha insistito. Comunque, a me mi sta bene che dei professionisti continuino le orme dei padri, anche perché se devono studiare è più facile per loro. Il figlio di un ragioniere gli insegnerà più facilmente al figlio la propria professione che se il figlio vuole fare il dentista. Certo, Invece quello che mi disturba è quando il più delle volte, poi con i risultati che si ha in Italia, sono i politici, la classe dirigente a perpetrare figli e nipoti al potere. esatto. Il sistema è valido per tutte le categorie. Il padre fa una cosa, il figlio fa quella stessa cosa, quindi anche in politica vale allo stesso modo. Cioè, Lo suo figlio so. faceva il politico e il figlio magari farà l'amministratore delegato, per dire, o comunque Ah, sì. qualcosa politico. È Però normale. per quanto riguarda i lavori e le professioni, ci sono delle qualificazioni, ci sono degli esami anche psicologici, dei test. Per esempio, per essere giornalisti ti devi iscrivere all'albo, fare degli esami, ma per fare la politica ti devi solo iscrivere al partito e fare carriera. Cioè, poi per assumere dei posti pubblici. È più facile per il figlio di un politico fare carriera in politica se c'è il padre in politica, no? Perché per andare a fare il politico, poi non devi fare degli esami come per fare il neurologo, e che ti devono anche degli esami di qualificazione per entrare in una clinica.
Allora, Certo. bisognerebbe un po' mettere dei limiti alla politica, perché chiunque giustamente in democrazia può partecipare, ma poi gli possono dare l'incarico a uno solo perché lo ha presentato in un partito in una lista e ha preso i voti. Ma magari è uno squilibrato mentale, che come professionista non potrebbe lavorare in un ospedale o fare il poliziotto, ma magari solo perché lo votano può diventare presidente di un paese. Ma scusa, i politici che adesso sono in Parlamento, perché sono in Parlamento? Solo perché qualcuno li ha votati. Eh sì, ma i partiti come li hanno presentati nelle liste? In base a quale criterio? Non lo so, io non, comunque non mi intendo di politica e Perché preferirei parlare di dovrebbero altro. fare nei partiti degli esami, invece magari ci sono dei nepotismi o chissà che cosa. Perché una volta si diceva che molti politici erano stati dei portaborse, no? E Vabbè, i quindi, eh portatori erano già in campo politico, indirettamente. sì, invece di fare degli esami di economia, di statistica, magari fanno carriera così, appoggiando gli altri e poi gli altri li appoggiano a loro dentro il partito, diventano presidenti del partito e poi sono eleggibili. Dovrebbe essere più Bisognerebbe semplice. fare come in Atene, che c'era la democrazia per la quale tutti i cittadini avevano il diritto, erano sorteggiati da altri, di occupare un carico un giorno all'anno e si ruotavano in continuazione. Stai parlando di una gestione politica risalente a più di 2000 anni fa, cioè. Giusto. Poi se era vero che ogni cittadino libero poteva partecipare o doveva partecipare, se no addirittura pena l'ostracismo alla vita pubblica Statismo, scusa. e l'ostracismo quando votavano con delle ostriche nere, l'espulsione anche definitiva di una persona dalla città, da Atene, perché era Ah. scomoda. Allora, ti dicevo che è vero che i cittadini liberi dovevano partecipare alla vita pubblica, c'erano sempre delle assemblee costantemente, un po' tipo Soviet. Però è anche vero che c'erano 50.000 schiavi o 70.000 su una popolazione di 50.000 persone libere. Quindi tutto il lavoro, anche nelle botteghe, nei negozi, lo facevano gli schiavi. E quindi il proprietario di un negozio andava a parlare di politica tutto il giorno perché tanto la bottega la tendeva lo schiavo. E il Però padrone di casa andava a dibattere di politica o a vedere teatro, che a volte c'erano giorni di spettacolo teatrale in tempo reale, proprio perché in casa le faccende le attendevano gli schiavi. certo. Però Quindi se potevano fare politica 24 ore al giorno, tutti quanti, liberamente, anche nella magistratura, tutti quanti, perché studiavano tutto il giorno, leggevano tutto il giorno, avevano tutto il giorno libero. In una cittadina di 70.000 persone, 50.000 erano schiavi. Quegli schiavi penso che avessero la facoltà di poter votare proprio perché erano schiavi. Eh sì, infatti non c'è Temistocle, chi dell'antica Grecia, perché l'ho studiato anni fa, in un famoso discorso disse che mai nessun greco doveva fare schiavo un altro greco. Ma Però non. la Esatto, schiava era. si riferiva ai debiti al fatto che per debiti un greco era fatto schiavo, ma non al fatto che uno straniero fosse schiavo. Quello era visto come giusto. Ah, cioè uno straniero non doveva essere fatto schiavo, uno che ha dei debiti, sì. No, no, al contrario, questo Temistocle diceva che mai un greco doveva fare un altro greco schiavo. E a quell'epoca uno diventava schiavo, se greco, per debiti. Ma invadevano altri paesi e rendevano schiavi gli altri, di quello non ne parlò, quello era giusto. Beh, diciamo che un po' tutte le civiltà erano fatte di contraddizioni e virtù, diciamo. Esatto.
Quindi l'idea di democrazia di cui furono padri è stata perfezionata nei secoli, perché se si applicasse così oggigiorno non sarebbe democrazia. Vabbè, se pensi che all'epoca di Leonida le donne erano sicuramente più considerate, almeno in base a quanto si vede nel film 300, quando c'è quel personaggio che dice alla moglie di Leonida di stare zitto e Leonida lo butta giù dalla rupe trapea. Probabilmente il marito Leonida considerava la moglie più importante, no? Esatto. Ma poi se consideri che Roma è stata la patria del diritto, la culla del diritto, che comunque paradossalmente in tutto il Medioevo si è applicato il diritto romano, ma nel Medioevo hanno preso un sotterfugio per incriminare eretici, stregoni, eccetera, che se eri sospettato di eresia già non avevi nessun diritto. Allora è la contraddizione del Medioevo che applicavano il diritto romano che era molto rigoroso e che ti tutelava da qualsiasi calunnia, eppure se ti accusavano di essere uno stregone o un eretico, ti potevano torturare. Sì, e ti torturavano finché te non ammettevi di avere delle colpe anche che non avevi. Con la scusa che tu, questo però lo facevano più ai tempi dell'Inquisizione, però con la scusa che se tu dicevi di averle fatte, ti davano delle pene più leggere. Esatto, una volta hanno dovuto fermare il processo perché a forza di torturare persone, queste ammettevano altri complici inesistenti, erano arrivati a accusare gli stessi cardinali, principi, borghesi. Allora, questi contadini, proprio l'uno all'altro, il paesello era piccolino, erano tutti coinvolti in questo processo, l'hanno dovuto annullare. Sì. Poco mancava che accusavano pure il Papa in persona. Ah, nessuno si permetteva di accusare il Papa in persona perché il Papa deteneva il potere assoluto, cioè spirituale e temporale, materiale e temporale. E a quell'epoca accusavano di eresia, anche solo se dicevi, ma secondo me il Papa ha detto. Condannato. Avevi Esatto. detto di troppo. Cioè. Infatti c'era un poeta a Roma, non so se il Bernini o il Trilussa, che poi si sapeva chi era, non so, che lasciava in una statua della capitale, non so quale, dei poemi in romanaccio di satira contro il Papa e i cardinali. C'era una statua che sempre si ritrovavano dei foglietti scritti da questo poeta. Pues. Che un poema recitava, perdono, un poema recitava: ma che oggi il Papa riceve dei principi, dei delegati, delle ambasciate, dei diplomatici, perché nella sua tavola è servito il fagiano, il cinghiale, il bue, queste verdure, dolci. No, il Papa mangia sempre solo. Proprio per Questo dire sta l'opulenza, facendo venire fame. no, nella quale vivevano i porporati e il Papa stesso, che si servivano in abbondanza. E poi, vabbè, hanno fatto sempre l'elogio della povertà. Ma se ci pensi, l'opulenza, cioè la ricchezza, è il motivo principale secondo cui, almeno secondo me, quelli che puntano alla ricchezza puntano alla ricchezza. Cioè, quando io ho tanti soldi posso permettermi di comprarmi i cibi migliori, la macchina più bella, il vestito più elegante, eccetera, eccetera. Insomma, tutti i lussi che non potresti mai permetterti non avendoli. Chiaro, no?
Infatti, poi alla fine lo scontro fra Bonifacio VIII e Arrigo VII è stato per il potere temporale, che poi sono morti entrambi, l'imperatore del Sacro Romano Impero e il Papa. Alla fine. È venuto l'epoca dei comuni, che è durata poco perché in quel momento hanno inventato i regni nazionali, sono nate le nazioni lì quando è finito il Medioevo. Quindi dopo il 1200, più o meno. Sì, 1200, 1200. Che Dante Alighieri rivendica nella Divina Commedia la morte di Arrigo VII perché lui stava con l'impero e infatti perde la lotta di Guelfi e Ghibellini che stavano con il Papa e con il monarca, no? Alcuni con il Papa e lui perde. Era Sì. entrato nel gremio minore dei farmacisti degli speziali proprio per fare politica e la fazione degli imperialisti perde, lui deve andare in esilio perché se lo beccano. Sì, anche se personalmente non capisco quel conflitto che c'è tra Guelfi e Ghibellini, che poi si erano divisi in due fazioni, Ghibellini bianchi e Ghibellini neri. Alla fine erano sempre Ghibellini. Sì, ma magari fazioni differenti. Adesso io non so Guelfi e Ghibellini con chi stavano, però non me lo ricordo. Ma Pare che il Papa, l'altro stava contro, mi i pare. Ghibellini contro il Papa? No, no, non so quale gruppo, ma mi pare che un gruppo stesse a favore del Papa, l'altro Esatto. contro. Un gruppo voleva, insomma, che il Papa si occupasse solo di questioni spirituali e che governasse del tutto l'imperatore del Sacro Romano Impero. E là, come voleva Dante. E l'altro gruppo invece voleva che anche l'imperatore, soggiacesse alla volontà del Papa, che in pratica il Papa doveva essere il vero imperatore d'Europa. Insomma, Morale, forse diciamo. un gruppo voleva una monarchia assoluta e un altro quella costituzionale, forse, Esatto. più o meno. E poi magari per quello che i bianchi si divisero in due e divennero grigi, perché magari c'era un gruppo che voleva un compromesso, magari non un governo assoluto dell'imperatore tedesco. E Dante Alighieri scrisse quell'opera in cui diceva che Papa e imperatore erano i due soli che non dovevano tramontare mai. Ma sarebbero tramontati per forza, prima o poi sarebbero anche morti, no? Per fortuna, perché altrimenti l'Europa non sarebbe mai uscita dal Medioevo, non avremmo mai avuto avanzi scientifici e medici e avremmo continuato a vivere in un'Europa ammuragliata, piena di castelli e nel Medioevo. I castelli contribuiscono a dare una certa atmosfera, insomma, ad Sì, sono aumentare belli. il fascino della nazione, no? Però saremmo rimasti in un Medioevo eterno. Come Alla anche in fine. pratica è successo nell'antica Cina, nel mondo musulmano, che loro una volta raggiunto l'apice della cultura che sono riusciti a raggiungere, non sono usciti dal mondo classico. Noi li abbiamo alla forza portati alla modernità, invadendoli, facendogli guerre. E forse è questo il motivo per cui ce l'hanno tanto con noi occidentali. Esatto. Cioè, obiettivamente, se io fossi un paese invaso dagli occidentali e dovessi avercela con gli occidentali, probabilmente sarebbe proprio perché lui ha invaso me. Esatto. Non lo so, eh. Esempio, l'imperatore cinese, che loro navigavano addirittura nell'oceano, si dice, un imperatore fece bruciare tutte le barche, perché voleva essere autocrata. Poi il Giappone fece lo stesso, bruciarono tutte le barche.
Allora, un ammiraglio nordamericano si recò in Giappone dopo che ci andarono i portoghesi e dissero: se voi entro qualche anno non vi aprite al commercio con gli Stati Uniti, noi con le navi vi bombardiamo tutti. E si dove Giappone si dovette aprire a Nord America alla forza. Certo, ma da quel che ho sentito dire, i giapponesi non sono altro che dei cinesi che hanno lasciato la Cina e sono andati a vivere in quelle isole che per ora fanno parte, che fanno parte e che compongono il Giappone. Sì. Quindi i giapponesi non sono altro che degli ex cinesi, in pratica. Sì, ma poi io credo, passando attraverso la Manciuria, che era anche un popolo differente, passando attraverso la Cina, probabilmente migrarono attraverso Corea, ma nel corso dei secoli, dei millenni, e quindi raggiunsero tutta questa mescolanza di popoli, anche coreani e magari del sud-est asiatico, raggiunsero le isole giapponesi e lì, mantenendosi isolati per secoli, formarono una etnia nuova. Però magari hanno ascendenza coreana, cinese, manciù e forse anche mongola. Come era mongolo Genghis Khan, se non sbaglio. È stato. Poi tutti gli abitanti dei paesi della Orda d'Oro sono discendenti da mongoli, erano buddisti tibetani, si hanno convertito all'Islam e hanno occupato, scendendo verso il sud, l'India. Ah. L'hanno Questo non lo so. islamizzata loro, perché non sono stati gli arabi a conquistare l'India, sono stati proprio popoli dell'Asia convertiti all'Islam. Sì, Esempio, i turchi, lo sai che no, non sono della Turchia, ma sono dell'Asia. se no non si chiamerebbero turchi. Esatto, sono dell'Asia. Infatti ci sono, cioè, come idiomi, c'è il turco e il turcomanno. Il turcomanno è parlato nel Turkmenistan, nel Tagikistan, in queste regioni con molte varianti che si sono mescolati con i russi, con i polacchi, eccetera. E invece il turco attualmente si parla in Turchia. Però dice Samarcanda, la città che è stata un fulcro di civilizzazione, l'hanno fondata i turcomanni. I turcomanni discendevano indirettamente anche dagli abitanti di Tuva, che è uno stato dentro la Mongolia dal quale discende Gengis Khan. Quindi questa Grazie. mescolanza tra popoli asiatici c'è sempre stata. Turcomanni, mongoli, che sono ridiscesi verso sud, si sono islamizzati. Perché le religioni anche sono sempre state adottate dal potere come elemento per unire, religere, unificare la popolazione. Per Sì, quello che anche se Costantino. quando sento parlare di turchi non penso a dei popoli asiatici, bensì a dei popoli del Medio Oriente. Ah, però vengono dall'Asia i turchi e poi si saranno mescolati nel luogo, ma religione viene da religo, religere, raccogliere insieme. In pratica è lo stesso significato di yoga, no? Unire. Allora Costantino divenne cristiano per unire le genti dell'impero perché il cristianesimo si stava diffondendo in tutto il Mediterraneo. E i leader, turcomanni, che prima erano buddisti, sciamanici, eccetera, si convertirono a una religione che stava in espansione mentre il buddismo stava retrocedendo in quegli anni. E allora solo per questioni politiche si convertirono. E poi invasero l'India e lo imposero, non riuscendolo a imporlo a tutti perché erano molti miliardi, era 1 miliardo di persone o 1 milione all'epoca, non so, governarono in modo misto, Gli indiani però per sono un quello miliardo e sì, mezzo. Non sono un milione, miliardo e mezzo gli indiani. sì, però all'epoca dell'invasione da parte dei musulmani non so quanti milioni erano. A quell'epoca non lo so manco io.
Però so che la prima città a essere una megalopoli fu, non so se 6.000 anni fa, la città di Ur in Iraq. Che megalopoli significa città di 1 milione di abitanti. E per quell'epoca era pazzesco pensarlo. Beh, allora abbiamo parlato moltissimo. Grazie Sì. mille della tua infinita pazienza e collaborazione. Mi è molto piaciuto parlare con te. Prego. Buona Pasqua. Ciao Giorgio Altrettanto. Scanu. Non l'abbiamo invitato a lui, però qua non mi suggerisce nessuno. Questo è. Allora ti lascio che anch'io ho da fare. È stato molto Ok. interessante. Magari ci ritroviamo in un'altra chat. Sì, in un'altra occasione. Beh, allora ciao Giorgio Scanu, ciao carissimo amico. Ciao Giorgio Scano. Ciao, Buona Pasqua a tutti. ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.